Grazie, anzi, no, io volevo ringraziare moltissimo per l'invito e anche per l'invito che poi Franco mi ha fatto per collaborare appunto alle tre leggi e in genere a tutto quello che si muove intorno al mondo, in un certo senso, dei diritti della persona in questo paese. Io faccio, Mimmo prima diceva, Passione diceva appunto esponenti della classe politica. In realtà io faccio politica da abbastanza poco per essere un politico italiano, nel senso che ho cominciato a 40 anni, e quindi in tarda età, e in genere si comincia anche a 15, insomma. E venendo anche da un'esperienza di vita e di lavoro all'estero, io ho vissuto tra Londra e Mosca per 8-9 anni, diciamo nel primo decennio del secolo. Sono tornato nel 2009 in Italia. E provenendo da un'esperienza lavorativa nella quale mi occupavo di tutt'altro, io nella mia vita, diciamo, il mio mestiere vero è stato quello di occuparmi di risorse umane all'interno di grandi aziende. Quindi mi sono sempre occupato soprattutto di temi del lavoro e di temi legati appunto all'occupazione, al talento, alla crescita del talento nelle aziende. E però nel momento in cui mi sono appunto avvicinato alla politica, mi sono accorto che una delle caratteristiche principali di questo nostro paese era proprio, diciamo, c'erano due punti che mi colpivano, e mi colpivano perché avevano come minimo comune denominatore il fatto di essere largamente lasciati, diciamo, vacanti, perché la politica non se ne occupava. E uno era un po', diciamo, il tema di come la legge si pone davanti al cittadino nella sua sfera privata e nella sua sfera pubblica. E io mi sarei aspettato dal mio paese, come dire, un grande rigore nei comportamenti pubblici, un grande rigore in quella che è il ruolo del cittadino nella polis, no? Quindi una trasparenza nei comportamenti, la moralità dell'etica pubblica, e al contrario una giusta e giustificata liberalità nei comportamenti privati. In fondo, ciascuno di noi, in quanto non tocchi la libertà degli altri, dovrebbe avere la possibilità di fare, la dico brutalmente, grosso modo, un po' quello che vuole. E ciò non è. Il secondo punto, e poi ci arriverò un po', approfondirò un po', il secondo punto è la questione dell'individuale versus il collettivo. E cioè noi abbiamo, io credo poi soprattutto nella cultura della sinistra italiana, una grande cultura dei diritti collettivi, dei diritti delle persone in quanto appartenenti a un'entità più grande, ma una scarsissima cultura di ciò che attiene ai diritti della persona in quanto singolo. E quindi ho finito, nonostante appunto per esperienza, per istinto, mi sarei occupato forse più di temi del lavoro, che erano temi più familiari, ho finito con l'occuparmi moltissimo di cose che, diciamo, mi sono arrivate addosso un po' per assenza di concorrenti, in un certo senso. Il tema, ovviamente, come tutti voi sapete, io lavoro da molto sui temi diciamo, sui diritti delle persone omosessuali in questo paese, perché noi siamo uno dei pochi paesi, forse l'unico paese della comunità dei paesi occidentali, ma ormai quando parliamo di paesi occidentali parliamo anche del Sud America, per esempio. Adesso facciamo il caso dell'Uruguay, ma insomma, non è un caso che queste cose si muovano insieme. Siamo uno dei pochissimi paesi nei quali c'è una categoria di cittadini che appartiene diciamo, ai quali sono garantiti dei diritti diminuiti, in buona sostanza, perché rispetto a certi istituti giuridici questi cittadini non hanno accesso, e non hanno accesso sulla base di una diciamo, definizione che ha a che fare con il loro modo di essere, che quindi ha, diciamo, su una loro caratteristica immutabile e innata, che però non consente loro di accedere a particolari istituti giuridici. E quindi, in un certo senso, io penso che ci sia una coerenza, no? Così come Argentina, Uruguay, così come il Sud America si sta muovendo con una certa coerenza rispetto ai diritti delle persone omosessuali, così i diritti di libertà di fatto come dire, si contaminano. C'è un disegno che è unitario, c'è una sua certa coerenza.
Noi abbiamo un legislatore che sembra proprio nasutissimo, no? Che si infila di fatto tra le coltri del tuo letto, che vuole sapere che cosa fai, che vuole sapere appunto, che vuole impedirti, che vuole esattamente insomma, punire, utilizzare strumenti punitivi quando probabilmente strumenti di tipo, diciamo così, più culturale o la discussione, il dibattito avrebbero molto più senso. In Commissione Giustizia, presieduta egregiamente da Donatella Ferranti, noi stiamo lavorando moltissimo in questo periodo su questi temi, stiamo lavorando appunto per esempio con questo disegno di legge a prima firma Farina sulle droghe leggere, per esempio, e quando facciamo le nostre audizioni ciò che ascoltiamo è spesso, no, il tema del danno, della dannosità, della pericolosità. Ma alla domanda che il commissario, spesso chi vi parla, pone, che è, ok, bene, comprendo, però il legislatore si trova davanti a un altro dilemma. Noi non possiamo solo e soltanto pensare di vietare tutto ciò che è dannoso, perché probabilmente in grandi quantità dovremmo vietare la Nutella e dovremmo vietare il culatello di Zibello. Quindi io legislatore sono contento di sentirmi spiegare quali siano gli effetti dell'uso di quella determinata droga, ma ho anche bisogno di capire, e ho bisogno di capirlo studiando, ascoltando, confrontandomi con la realtà che mi circonda, con chi lavora su questi temi, se sia il proibizionismo lo strumento migliore per far fronte a qualcosa che in teoria fa male o che in pratica fa male. Quando il presidente Obama dice la cannabis o le droghe leggere non sono più dannose dell'alcol, verrebbe da chiedere, questo vuol dire allora che depenalizziamo le droghe leggere o che penalizziamo l'alcol, no? Se quello è il concetto. Allora il problema, io penso che noi come legislatore dovremmo affrontare un ragionamento che è un ragionamento innanzitutto sul proibizionismo in quanto tale, e quindi se lo strumento del divieto sia sempre il migliore anche per costruire una società migliore e più giusta, e la seconda è se ciò non è, che cosa facciamo. Allora una delle esperienze che io ho, diciamo, che mi stanno restando in questo primo anno di vita in Parlamento, è che in realtà il lavoro sull'educazione, il lavoro sullo strumento alternativo alla pena, il lavoro sullo strumento alternativo al carcere, cioè tutto ciò che ha a che fare con una crescita del nostro paese, della nostra comunità rispetto alla, come dire, al frenare fenomeni che sono sicuramente negativi per la società, è un lavoro faticosissimo. Nel senso che oggi provare a lavorare sullo spirito critico, provare a lavorare sul senso di ciò che è giusto anche nel breve, diciamo nel medio e nel lungo periodo, e che quindi richiede riflessione, lavoro, aumento del senso di consapevolezza, è molto complicato. All'interno del Parlamento, in tutte le circostanze in cui ci siamo trovati a lavorare, ad esempio sulla messa alla prova, oppure sulla custodia cautelare, ogni qualvolta abbiamo provato a introdurre, e appunto la Commissione Giustizia della Camera in questo momento sta facendo un lavoro notevole su questi temi, a introdurre concetti legati per esempio al carcere come extrema ratio, la reazione di quelle forze politiche che fanno del lavoro sulla pancia del paese, del solletico della pancia del paese, è una reazione nettissima. Cioè noi ci troviamo per esempio davanti a un'alleanza che in altri casi sarebbe sorprendente o inedita tra Lega e 5 Stelle, che su questi provvedimenti sono sempre completamente, come dire, marciano come un solo uomo. E quindi il rimprovero o l'anatema legato al fatto che noi vogliamo mettere fuori colui che ha rubato in casa della vecchietta, no? Oppure vogliamo mettere fuori, vogliamo lasciare in libertà lo stupratore,
è sempre, sempre parte della dialettica politica. Per cui il lavoro, appunto, quel lavoro che richiederebbe, diciamo, un processo di crescita morale, un processo di crescita critica rispetto agli strumenti della pena, lo strumento del carcere, lo strumento della punizione, piuttosto che dell'educazione, è un tema che in questo momento, nel panorama politico complessivo, è particolarmente complicato da svolgere. Poi, come dicevo, noi ci troviamo anche a lavorare su un esistente, quindi su linee di politica criminale che sono state fatte da governi precedenti, che sono fortemente, diciamo, come dicevo prima, che si insinuano fortemente nella vita del singolo, del privato. Pensate a tutta la legislazione, per esempio, sulla fecondazione medicalmente assistita, no? Pensate a tutto ciò che, appunto, che riguarda temi che hanno a che fare con la vita privata del cittadino. E quindi, da un certo punto di vista, la destra, quando ha governato, ha avuto rispetto a queste situazioni un atteggiamento estremamente rigido. La sinistra, dall'altra parte, e io penso che noi dobbiamo fare il nostro pezzettino di autocritica, rispetto a questi temi, in realtà non li ha mai sentiti come propri. I temi legati al diritto, appunto, del singolo, al diritto dell'individuo, un po' per la nostra cultura, la cultura politica dalla quale proveniamo, che spesso è più collettivista che individualista, come dicevo prima, ma anche perché rispetto a temi diversi, come per esempio l'economia e il lavoro, temi che vengono considerati quelli sì di politica seria, i temi legati alla tutela del singolo cittadino, e quindi mi viene in mente anche la tortura, per esempio, mi vengono in mente tutte quelle questioni nelle quali il singolo emerge in quanto sé, credo che a sinistra noi non siamo stati particolarmente energici, abbastanza energici, non siamo stati abbastanza determinati per proteggere quel tipo di situazione. Lì io penso che noi l'abbiamo talvolta considerata come merce di scambio, e cioè a fine di superiori interessi, non facciamo cadere il governo su questa cosa qui, no? Per esempio, questo è stato un tipo di ragionamento. Oppure semplicemente sì. Effettivamente queste sono cose importanti, ma possono aspettare. Nel dibattito politico attuale, quando appunto il Partito Democratico oggi su temi come diritti civili, ma anche per esempio sulla depenalizzazione delle droghe leggere, il nostro segretario oggi dice è una cosa che andrà fatta, adesso è la prima cosa da risolvere, l'equiparazione tra droghe leggere e droghe pesanti, ma lo dice anche a costo di far fibrillare il tavolo della maggioranza in un certo senso. Ecco, questa è una cosa per noi abbastanza nuova, inedita, perché normalmente rispetto a questi temi probabilmente non ci saremmo spesi in questo modo. Io credo che questa però sia la strada. Penso che sia la strada perché fin tanto che noi guarderemo i nostri concittadini come persone che hanno come fossero due vite, una vita che va dalle 8 di mattina alle 17, cioè la vita che ha a che fare con il lavoro e ha a che fare con l'economia, ha a che fare col mi metto la tuta blu e vado a fare il metalmeccanico. Finché io faccio il metalmeccanico e sono nel contesto produttivo, la sinistra comprende chi sei, quali sono i tuoi bisogni, quali sono i tuoi desideri, quali sono i tuoi problemi, e lavora efficacemente. Nel momento in cui alle 17 mi tolgo la tuta blu e dalle 17 alle 8 di mattina mi svago con gli amici e quindi eventualmente faccio anche uso di cannabis a fini, diciamo così, a fini di svago, oppure voglio avere un figlio e non riesco, oppure un parente moribondo e non riesco ad accompagnarlo dignitosamente alla morte, perché lì c'è tutto un altro tema nel quale noi siamo completamente assenti, che è proprio quello del fine vita, nel quale siamo appunto meno forti di quanto vorremmo. O nel momento in cui la mia famiglia non è una famiglia riconosciuta, io divento più timido, ho meno forza nell'esprimermi e nel tutelare quello stesso cittadino che è soltanto in un altro momento della sua vita. Allora, io penso che questa possa essere una strada, quella di lavorare senza paura rispetto all'educazione, quindi fronteggiare, ripeto, anche fenomeni che sono difficili o complessi o che presentano aspetti di negatività, non utilizzando strumenti punitivi, ma
utilizzando lo strumento dell'educazione e della conoscenza, da un lato. Dal secondo punto di vista, quello che io penso sia importantissimo è che noi, come centrosinistra e come sinistra, rimettiamo al centro questi temi, smettendo di creare una sorta di gerarchia tra i bisogni delle persone e le varie manifestazioni nelle quali la vita delle persone si manifesta, e provare ad avere un approccio, come dire, più olistico rispetto al tema anche delle libertà e al tema delle libertà individuali, cosa che io credo che fino ad oggi abbiamo fatto poco. Concludo appunto dicendo che il lavoro... No, ma io, allora, devo dire la verità, noi, e poi Donatella lo dirà sicuramente molto meglio di me, in questi mesi di lavoro comune abbiamo, l'Unione delle Spigarelli è stato uno delle star, diciamo, degli ospiti più frequentemente ascoltati, e devo dire che la cosa interessante, prima di tutto, e lo devo... Voglio dirlo in presenza della Presidente Ferranti, la Commissione Giustizia della Camera è una commissione estremamente efficiente. Noi abbiamo in 8 mesi già approvato 5 importanti disegni di iniziativa parlamentare, diffamazione a mezzo stampa, voto di scambio, omofobia, messa alla prova e custodia cautelare, e uno dei temi di cui si discute oggi sui giornali è questo del bicameralismo perfetto. Vi assicuro, è un tema che noi sentiamo moltissimo, perché noi abbiamo licenziato 5 leggi importantissime che in un sistema monocamerale sarebbero leggi dello Stato, e in questo sistema sono persi nel porto delle nebbie, perché noi, diciamo, il presidente Nitto Palma non ci fa sapere quale sia il destino di questi progetti. Quindi questo è, diciamo, qualcosa che abbiamo fatto. Devo anche dire che il lavoro in Commissione Giustizia è un lavoro che va ben al di là degli schieramenti governo-opposizione. Questo disegno di legge a prima firma Farina è un disegno di cui Daniele Farina, che sarebbe teoricamente l'opposizione, è primo firmatario e relatore, e il lavoro fatto insieme in Commissione sta andando appunto al di là della strettissima logica maggioranza-opposizione. Forse anche perché tutti noi siamo ben consapevoli dell'importanza del tema delle carceri, e sappiamo benissimo, questo è il primo messaggio che il Presidente della Repubblica fa alle Camere in 8 anni di presidenza, non aveva mai utilizzato quella sua prerogativa, lo ha fatto su un tema che è molto importante. Io, lavorando sul tema, ho scoperto che l'Unione Europea garantisce ogni maiale adulto in un allevamento 6 metri quadrati di spazio, e invece noi spesso abbiamo i nostri detenuti che ne hanno 3 metri quadrati di spazio o poco più, quindi meno della metà di quello che l'Unione Europea garantisce a un verro, questo è il termine tecnico. Quindi il fatto che il nostro paese sia evidentemente in una situazione di vergogna internazionale, perché non so come altro definirlo, è cosa che la Commissione Giustizia della Camera sta prendendo assolutamente in considerazione con grande impegno. E ovviamente diciamo, gli input che sono venuti dall'Unione delle Camere Penali e dall'Avvocatura sono stati parte integrante del nostro lavoro e lo saranno anche in futuro. Io penso che il vostro ruolo di, in un certo senso, sentinelle del garantismo sia fondamentale. Come ho detto, oggi essere garantista in questo paese non è semplice, non è un... io recentemente, a proposito di una collega che è dovuta venire alla Camera a giustificarsi per le sue registrazioni prese a casa sua, ho detto che anche a Jack lo Squartatore, se fosse mai stato acchiappato, avrebbero garantito la possibilità di dire qualcosa in sua difesa, ma tutti noi che facciamo politica eravamo rincorsi dalle telecamere che ci chiedevano di prendere posizione, di dire che cosa pensavamo sul caso di Girolamo senza averla ascoltata, e quando tu dicevi io voglio sentire che cosa ha da dire, ti dicevano ma come, non si è fatto un'opinione. Ma certo che mi sono fatto un'opinione, solo che non gliela dico finché non ho sentito che cosa ha da dire la di Girolamo. Mi sarò fatto un'opinione radicatissima di quello che penso, ma ripeto, anche a Jack lo Squartatore, anche su di lui mi sarei fatto un'opinione, ma avrei voluto sentire che cosa aveva da dire. Però dire questo quando poi vieni trasmesso in televisione e dici cose che sono cose di elementare civiltà giuridica, anzi di elementare civiltà punto e basta, non giuridica, elementare civiltà, vieni anche messo alla berlina perché sei quello che in realtà difende la casta, non vuole scoprire la collega e così via. Allora, ripeto, io credo che il lavoro che ci sia da fare, talvolta anche impopolare, sia anche di prendere posizioni antipatiche in questo senso, cioè dire no, io voglio vivere in un paese
nel quale il diritto di difesa è garantito. Voglio vivere in un paese nel quale le mie opinioni io non le posso dire finché non ho sentito che cosa da dire la persona che è accusata di un crimine politico, in questo caso più che giuridico. E il lavoro che noi possiamo e dobbiamo fare insieme è in un certo senso anche quello di resistere a questa pressione, che è una pressione complicata per noi da reggere, però io penso che sia un dovere farlo, perché è un argine al populismo in un certo senso, ma arginando il populismo in realtà poni anche un argine a difesa di quelli che sono i principi della democrazia, cioè su certe cose non si può derogare anche quando sono impopolari. Ecco, questo è un punto fermo. Io penso che il vostro ruolo con noi, per come io vi uso, diciamo in senso buono, è proprio quello di potermi ispirare, poter sentire, poter far miei principi che credo che poi alla fine proteggano il paese, la democrazia, anche in un momento come questo, nel quale secondo me è abbastanza a rischio. Io non ho capito, però, a parte il garantismo. Sì, ma a parte il garantismo che condivido su Jack lo squartatore, non ho capito se glielo dici o no, Enrico Letta. Che questo intervento è una vergogna. Ma io l'avevo che va esattamente in senso opposto a quella della proposta Farina, che tu hai citato, che conosco bene. Ho anche firmato. E ecco, bene. E allora glielo devi dire. No, ma io pensavo che i miei ampi cenni del capo... No, ma siccome hai abbondantemente motivato su tanti aspetti molto interessanti, ma non hai risposto, vorrei una risposta. No, ma, cioè, ma ovviamente se non glielo dice... Non avrei firmato non solo la proposta Farina, ma posso dire, visto che Corleone lo diceva prima, che ho firmato soprattutto la proposta Scalfarotto, che dice esattamente il contrario. Glielo dico come? Lo dirò anche al ministro, naturalmente, che credo sia dietro questa cosa. Di schizofrenia nella politica va scontato, lo so bene, ma ci sono delle divaricazioni intollerabili, insomma, io proprio.